Quando penso a come l'hanno uccisa, ho in mente la scena, anche l'hanno descritta, di questa macchina che arriva e lei guidava da sola, perché ormai si muoveva con sicurezza, non aveva bisogno di accompagnatori e niente, sapevano che doveva passare di lì, l'hanno urtata con un'altra macchina, l'hanno spinta contro un muretto e sono scesi questi due incappucciati e hanno subito sparato questi colpi di pistola. Era un orecchio, nel senso che si poneva sempre in ascolto delle diverse persone che venivano da lei o che incontrava per strada, ed era una voce, nel senso che era sempre in grado di dire quella parola o dare quell'attenzione. Io da lei sicuramente ho imparato questa capacità di attenzione al dettaglio, alle piccole cose apparentemente inutili o scontate e a quelle enormi. Una persona a cui piaceva vivere, a cui piaceva molto anche ridere, una persona che sicuramente ha una profondità grande rispetto a quello che è la ricerca del senso, della fede.